contessa nazionale di Inner Wind. E quest'anno la festa, una bellissima festa, si svolge a Bologna. E come mai avete scelto Bologna per questa contaminazione di festa bellissima? Inner Wind è Italia, io mi onoro, di cui mi onoro esserne la presidente del Consiglio nazionale, ha individuato e ha scelto Bologna come sede per una 3 giorni di festa, come il roll up lo descrive, festa dell'amicizia. Bologna 5-7 maggio ci vedrà tutte unite, tutte le socie, le più tantissime socie italiane a Bologna. Bologna, una città ricca di arte, ricca di cultura, ricca di ogni bene, ricca la Bologna la grassa, quindi dove si mangia e si sta bene, si sta in allegria. Quale luogo migliore per festeggiare la nostra festa dell'amicizia? E Bologna è un centro di gravità, perché ho visto degli eventi, diciamo, in sinergia con la festa anche a Bertinoro, nella cornice delle terme. Ho visto che c'è anche un interesse verso la Via Emilia, diciamo, più in generale. Esatto, come Inner Wind abbiamo deciso di far conoscere un spaccato importante della nostra Italia a tutte le socie che hanno deciso di partecipare a questo evento, e quindi nella 3 giorni ci sarà anche questa visita del luogo del Riolo Terme con Brisighella, il Museo dell'Alborghini, e chi vuole essere più in tranquillità rimarrà nell'amata rossa calda Bologna a visitare la città con le sue belle i bei angoli che la città offre. Quindi tante attività, tante opportunità, non mancherà la buona cucina, la gastronomia e la musica. E direi anche che non mancherà il fil rouge, momento che ci accomuna anche in questo incontro puramente amicale e non formale, quello di incontrarci nella chiesa di San Martino Maggiore domani sera alle 19:30 per un concerto, I colori della musica, un concerto il cui ricavato andrà devoluto ad AIRC per la ricerca sull'oncologia pediatrica. Grazie dottoressa, presidentessa, buongiorno. Grazie a lei.